L'archivio è il luogo dove vengono conservati per vari motivi documenti emanati da un comune oppure che sono appartenuti a una famiglia e che sono stati donati per essere conservati e consultati. È stata l'archivista che ci ha spiegato che è stato il Duca d'Este ad imporre ai proprietari di mettere il numero civico alla fine del Settecento alle case per fare in modo che loro ci pagassero sopra le tasse. Così i proprietari hanno dovuto chiamare dei periti per far fare una mappa e una stima dell'immobile. Ed è per questo che nell'archivio comunale c'è una parte dedicata al piantini delle case del centro di Carpi della fine del Settecento. E adesso vi lascio la mia amica Valeria che vi parlerà delle caratteristiche che abbiamo trovato nelle piantine. Allora, mi chiamo Valeria e la nostra classe ha osservato le case del centro storico di Carpi del fine Settecento, inizio Ottocento. E essendo tutte abitazioni signorili, possedevano due piani. Il piano terra all'ingresso, spesso portato da un portone, subito dopo avevano un giardino che usavano per orto e molte case lo hanno mantenuto. Inoltre vi era il pozzo, sotto il portico c'erano le botteghe, le stalle e la scuderia. All'interno vi era la cantina e le camere di servi, quindi molto piccole e senza privilegi. A piano terra. Dopo aver salito le scale entriamo nel piano superiore dove vi sono la cucina e le camere dei proprietari, che nel sottotetto si trovavano il granaio e il fienile. Allora, io mi chiamo Federica e dopo avervi parlato delle case dell'Ottocento vi parlerò di quelle del Novecento e le fonti che abbiamo sono le interviste fatte ai nostri nonni. Abbiamo diversi esempi e nei nonni carpigiani abbiamo di una casa in città e di una in campagna. Allora, le case in città erano organizzate solitamente con una cucina, il salotto e una camera da letto. Il bagno era fuori e se abitavi in un palazzo era in comune con molte persone. Quando entravi in fondo c'era uno scalino alto più o meno 30-40 cm con un piano con un buco. Per pulirti non esisteva la carta igienica ma c'era la carta del giornale e invece per lavarti non esisteva l'acqua fredda e non esisteva l'acqua calda ma usavi quella fredda. Il riscaldamento per la casa c'era la stufa a legna e anche quella a carbone, per cucinare però non esisteva il gas metano e si usava il carbone. Il tavolo che usavano per mangiare aveva un piano di marmo e sopra il piano cottura si stendevano i canovacci che servivano per asciugare gli utensili da cucina. In questo modo col caldo della stufa si asciugavano più velocemente. Chi poteva permetterselo aveva un salotto con un divano, ma il soggiorno lo usavano anche come magazzino e lì mettevano anche le biciclette. Poi avevano un ripostiglio da un'altra parte della casa e di solito c'era solo una camera da letto dove dentro c'era un letto matrimoniale per i genitori e in base ai figli avevano più o meno letti singoli. Poi per i rifiuti non esisteva la plastica ma esisteva l'indifferenziato che veniva dato agli animali oppure venivano delle persone che li portavano in campagna. E le case in campagna invece erano solitamente costruite su due piani, le case erano molto più grandi e spaziose di quelle in città, però avevano il bagno fuori dalla casa anche loro. Avevano una cucina, due camere e una cantina. Al secondo piano invece se la famiglia era molto numerosa e c'erano più o meno sei stanze. I rifiuti davano gli avanzi agli animali e il riscaldamento sotto al piano terra c'era la stufa della cucina e nelle stanze da letto invece si usava mettere il pretaletto che era fatto di legno con le braci scaldate e si metteva sotto le coperte. I mobili erano vecchi e c'era l'indispensabile e i contadini però avevano più cibo di chi viveva in città perché avevano l'orto e avevano anche la stalla con maiali, mucche, e cavalli e galline. Poi dopo abbiamo anche analizzato delle case
di altri paesi lontani come la Moldavia e il Pakistan. E la nostra compagna moldava ci ha raccontato come vivevano e come erano le loro case al loro paese. La casa era formata da un ingresso, da una cucina e da camere da letto e da una veranda con l'uscita. I mobili all'interno delle case erano fatti tutti di legno e erano molto semplici e verniciate con diverse tonalità di colori. Lontano dalle abitazioni si scavavano delle buche profonde sopra le quali si costruiva una casetta di legno simile ai nostri bagni chimici. E nelle camere venivano costruiti dei camini che venivano poi decorati con dei mosaici. I muri erano fatti con una miscela di paglia, acqua, escrementi di cavallo e argilla. Poi si coprivano comunemente con l'intonaco bianco dentro e celeste fuori. Veri e propri rifiuti non ce n'erano perché tutto veniva riciclato e i rifiuti organici si mettevano nel concime degli animali tenuti nei pollai. Se era combustibile si metteva da parte per l'inverno. E l'ultima, che è la casa pakistana, e la nostra compagna pakistana ci ha raccontato che la casa di suo nonno era composta da un ingresso, da un salotto, dalla camera dei nonni, da un'altra camera e dalla cucina, e aveva un bagno interno e il cortile. E i mobili erano in metallo e vicino al villaggio c'era una grande discarica e i rifiuti venivano buttati lì.